Lorenzo sta cercando le sue prime pepite. Ecco, speriamo. Abbiamo tolto questi sassi che si trovavano della roccia madre, del substrato roccioso. Loro va a conficcarsi nelle fessure. In questo caso abbiamo prima di tutto lavorato la fessura a secco con strumento, siamo andati a raccogliere tutto il sedimento in un angolo, poi abbiamo raccolto con la sessola e il nostro strumentino. Abbiamo introdotto dell'acqua per lavare tutto lo che rimaneva in un angolo, sono usciti ancora fuori 3-4 cucchiai di sedimento e di conseguenza abbiamo raccolto anche quello. Prima abbiamo tolto l'acqua, abbiamo messo tutto dentro il piatto, poi il piatto abbiamo introdotto dell'acqua, l'abbiamo fatto sì che il sedimento diventasse molto fluido prima di lavarlo. Allora come va? Sulla fine. Bene. Poi se si trova qualcosa. Apri il sedimento sul fondo. Usa sempre un filo d'acqua come stai facendo. Sì. Pian pianino lo porti dalla parte opposta. Okay. E le pietroline invece le lavi e le scarti nel fiume. Prima. Non scartare le pepite se le vedi. Spero di no. Quindi lo riporti tutto in un angolo. Si utilizzano gli scalini in questa fase, quelli più fini, per la rifinitura del concentrato. Con questo movimento tende ad eliminare la porzione superficiale leggera del concentrato. Loro dovrebbe trovarsi al fondo di questo accumulo che ha in quest'angolo. Dovrebbe pian pianino comparire. Lui, come vedi, rimane fermo, quindi questa parte puoi scartarla. Pian pianino la mandi via. Potrebbe essere qualcosa che hai dimenticato e quindi fai un controllo. Devi andare un po' più piano per potersi perdere dell'oro. Quindi fai attenzione. Ok, direi che non c'è niente. Okay, rimetti un po' di acqua nel piatto, di nuovo rishaker il sedimento nell'angolo in maniera tale che l'oro vada di nuovo al fondo. Adesso abbiamo la metà del concentrato di prima. Questa pietrolina lì ci dà solo fastidio. Okay. La laviamo e la scartiamo. Dovrebbe iniziare a comparire qualcosa. Eccone una, due. Ce n'è una lì. Vedi come non si muove quasi niente? Sì. Ce n'è un'altra più in su, la vedi? Sì, sì. Là. Non sono proprio delle pepite, ma comunque. Certo. Io direi che ci sono solo quelle. Adesso facciamo, siamo nelle fasi finali. Adesso abbiamo visto che c'è oro. E per mezzo di questi scalini andiamo a eliminare la porzione più leggera. Prima abbiamo visto con un lavaggio speditivo che nel piatto è presente oro nel concentrato di lavaggio. Vediamo che man mano i sedimenti diventano più scuri, come conseguenza che è più ricco che altro di grafite in questo fiume. L'oro lo vediamo qua al fondo. Sarà mezzo millimetro. Essendo dei microgranuli, tendono leggermente a muoversi. Vedi, c'è un'altra qua. Quindi adesso di nuovo apro sedimento. E questo granulo si muove? Sì, se ne va spesso. Guarda, guarda come lo perdo. Attenzione che qua hanno lasciato un po' di sedimento, dopo andiamo a controllarlo. Iniziamo a controllare questo qua. Prima vado a shakerarlo, l'oro va al fondo, quindi lavo le porzioni più superficiali di sedimento. Poca acqua alla volta, frequentemente, ci vuole un po' di pazienza e un po' di pratica per fare questo fatto bene. E vediamo se nei scarti c'è dell'oro rimasto. In questo caso non ne vedo. Quindi adesso andiamo a togliere quei tre granuli. Hanno una morfologia un po' particolare. Ecco, qui sono i tre granuli che abbiamo trovato in questo piatto. Abbiamo trovato tre granuli, Luca. Ma qua reso non sono grossi, sono un millimetro comunque. Cioè, le 16 non l'avrebbe sentiti di sicuro. Bisogna utilizzare strumenti nelle situazioni più performanti. In questo caso il metal questi non l'avrebbe sentiti. Bene, quindi andiamo a raccoglierli. Ha preso il botticino delle macchine fotografiche, ha preso un po' di acqua, si toglie i guanti, dopodiché con un dito asciutto prendi i granuli. Dovrebbe attaccarsi al tuo dito. Metti il dito nell'acqua del contenitore. I granuli vanno al fondo. Controllo il dito, lo metto dove c'è l'acqua al fondo del piatto. Ok, vedi? Una è rimasta attaccata al dito, non è andata nell'acqua. Ecco perché si fa sempre il controllo. La tiri su, fin tanto che il dito è bagnato, tendenzialmente non si attacca. In questo caso si è attaccata lo stesso. Rifai. Deve andare nell'acqua. Fai la riprova di nuovo. Vedi, non c'è più. Quindi l'oro è andato nel suo contenitore. In questo caso abbiamo fatto una tecnica un po' diversa dal normale. Dovrebbero essere tutte dentro il suo contenitore. Adesso andiamo a rivedere quello che abbiamo dimenticato in quei riffle e andiamo a cercare se sono tracce rimaste di oro. Oro non ne vedo, il piatto è pulito e di conseguenza abbiamo finito. Quindi Lorenzo si è trovato le sue prime tre piccole pepitine. Quindi adesso proseguiamo la giornata e vediamo se troviamo qualcosa di meglio anche. Luca, ma secondo te questa posa telecamera qua, anche lo schermo davanti, come si imposta? Ma no, boh, non riesco a capire. Non ho capito come si accenda. No,